Salve a tutti amici di Motor Valley, dopo il collegamento con Radiabo siamo ancora qui dai box dell'Enzo e Dino Ferrari per la 200 miglia Revival di Imola. Siamo in un box molto speciale, è il box 1 ed è dedicato ad un campione imolese che si chiamava Fausto Gresini e ne parliamo insieme a suo figlio Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao a tutti. Ecco, siamo vicino a due moto 225 che sono appartenute a tuo babbo. Ci racconti qualcosa di queste moto che tra poco Yuri ci mostrerà? Allora, la prima è la Garelli 125 con la quale ha vinto il mondiale dell'85 e nello specifico questa qui è quella con cui ha vinto il mondiale dell'87, 125, due tempi, quindi aggressive proprio, una vera moto da corsa, due tempi, quindi niente elettronica. Anche un telaio piuttosto semplice ci sembra uno scatolato praticamente. Sì, esatto, il telaio è composto principalmente dal serbatoio che poi dopo fa anche da porta a bobine perché ha le bobine a cartuccia proprio così sotto al serbatoio. Tra l'altro, scusa, una moto Garelli, quindi una moto completamente italiana e un team completamente italiano. Esatto. Trionfo totalmente tricolore. Vicino invece c'è una moto che solo pochi anni dopo ci sembra un grandissimo passo avanti dal punto di vista tecnico. Ce la racconti? La moto successiva è l'Honda 125, con la quale arrivò secondo classificato nel 91. E quella lì è praticamente l'ultima moto che ha guidato lui da corsa, diciamo, quando correva ancora, e quindi ha avuto piacere di tenersela, ecco. Queste moto attualmente sono conservate nella vostra sede, giusto? Sì, queste moto le abbiamo in sede e dopo hanno la loro teca in sede ovviamente. Questa era una bella occasione per mostrarle a tutti. Esatto, questa qui ci è sembrata l'occasione giusta per far vedere un po' di storia anche qui. No, tra l'altro stavo anche pensando proprio in questo istante che adesso il moto mondiale, scusa mi sposto, dicevo il moto mondiale è anche molto cambiato perché non esistono più i piloti specialisti in pratica di una classe, ma è tutta una salita verso la MotoGP. All'epoca invece un campione del mondo della 125 era un campione del mondo che valeva quanto il campione della classe maggiore. Esatto, poi una volta senza elettronica, sai, c'era proprio la vera capacità del saper guidare. Quindi questo, ecco, abbiamo parlato del moto mondiale di oggi, ti volevo chiedere, questo è il tuo primo anno come esperienza nel moto mondiale, nella gestione della squadra di famiglia, siamo a settembre, quali bilanci riesci a trarre dalla tua prima esperienza? Ma io sono contento, è una gestione familiare, io mi occupo principalmente del reparto corsa a Faenza, mio fratello fa le trasferte e mia mamma è con me lì a Faenza. Però sono veramente molto felice di come ci siamo comportati tutti, come siamo riusciti a reagire a questa grande perdita per la nostra famiglia e sono veramente orgoglioso e penso lo sia anche Faustino. Siamo orgogliosi anche noi come imolesi, ti ringraziamo tanto Lorenzo, è stata una bella chiacchierata e speriamo di rivederti presto. Grazie a voi.